DJ come Paul Gascogne e fai il ho risposto di politica, ha detto tutto Platone. Non ho un titolo di studio con cui mi pulisco il culo. Uccideremo il re parla di quella che è probabilmente la storia più conosciuta tra quelle raccontate, ovvero Gaetano Bresci. Questa è la storia di Gaetano dal cuore della Toscana, che è probabilmente uno degli anarchici più famosi d'Italia e non soltanto. Sui 20 anni come tanti della sua generazione si imbarcò il coceno in cerca di un destino migliore. Anche Gaetano Bresci per un certo periodo della vita fu un emigrante, anche lui in America, e un dato interessante è che si trovava a New York nello stesso periodo in cui a New York si trovava Simone Pianetti. È per questo anche che alcuni, c'è chi ha vaneggiato sparare al re, tirarlo giù dal trono, che non soltanto Gaetano Bresci e Simone Pianetti si potessero essere incontrati, ma addirittura che Simone Pianetti fosse diventato anarchico in seguito a questa conoscenza. In realtà non vi è alcuna prova di nessuna di queste due affermazioni, ovvero né che Gaetano e Simone si fossero mai visti, né che Simone Pianetti fosse un anarchico. Quello che è certo è che Gaetano Bresci si trovava a New York nel 1898 e proprio qui apprende la notizia che quell'anno simultaneamente a Milano il generale Bava Beccaris spara sulla folla, diciamo soffoca nel sangue una rivolta del popolo affamato che chiedeva il pane, i famosi appunto moti del pane del 1898 a Milano, più o meno in una zona assolutamente centralissima, più o meno la zona dove da San Babila ad oggi si dirama Corso Monforte. Gaetano Bresci non ci pensa due volte a ritornare immediatamente nella madrepatria e a vendicare quella sanguinosa strage con l'uccisione del re dell'epoca, che era Umberto I di Savoia. Gaetano vede il re Umberto I ancora vivo. Sono anni questi, peraltro, dove gli anarchici teorizzano cosiddetto regicidio, ovvero l'uccisione del re, non tanto nell'ottica di uccidere fisicamente gli esponenti delle famiglie reali, quanto con l'obiettivo, se vogliamo un po' più metaforico, di uccidere un principio, ovvero che il principio per cui un uomo può comandare su un altro uomo. Prende la mira e spara non a un uomo ma a un principio. E questa sarà ad esempio proprio la linea di difensiva, o comunque la frase con cui pronuncerà Gaetano Bresci dopo aver commesso questo attentato: non volevo uccidere un uomo ma un principio. L'occasione propizia comunque si presenta a Monza il 29 luglio del 1901, poco distante dalla Villa Reale di Monza. Ancora si percorre il vialone che porta alla Villa Reale di Monza, una delle ultime vie che la attraversano sulla destra, e appunto visibile è una sorta di mausoleo che ricorda questo evento. Nel corso di una manifestazione ginnica della Forti e Liberi, società storica appunto di ginnastica monzese, da cui anni dopo uscirà anche grandissimo scalatore Walter Bonatti, grandi scalatori italiani, che contribuì anche alla prima scalata del K2, ma questa è un'altra storia. In questo contesto Gaetano Bresci, con 3 colpi di pistola, appunto uccide Umberto I. Gaetano Bresci verrà catturato e incarcerato nel penitenziario di Ventotene, un'isola al largo di Napoli, ben più nota per il fatto che appunto qui dopo la Seconda Guerra Mondiale verranno firmati trattati che di fatto istituiranno l'Unione Europea. Il carcere di Ventotene peraltro è un carcere molto particolare, costruito in epoca illuminista e ispirato proprio a quei principi che vedono nella pena non soltanto una valenza punitiva ma anche redentiva, e secondo alcuni anche proprio la struttura
architettonica data a questo carcere volutamente richiama i gironi della commedia dantesca. Gaetano Bresci muore nel carcere di Ventotene non molto tempo dopo la cattura. Un giorno viene trovato impiccato con un lenzuolo nella sua cella, e quella del suicidio è la versione ufficiale che viene diramata anche dal ministro dell'interno dell'epoca, che era Giovanni Giolitti, il cosiddetto ministro della malavita, secondo la definizione che diede Gaetano Salvemini e secondo appunto la definizione che ultimamente è tornata in voga, perché quella che è stata recuperata da Roberto Saviano e affibbiata ovviamente all'ex ministro dell'interno Matteo Salvini. In realtà sul suicidio di Gaetano Bresci ci sono molti dubbi, molto più probabilmente Gaetano Bresci è stato suicidato, come peraltro accadrà spesso anche nel proseguo della storia della Repubblica Italiana, anzi anche senza proseguo, perché lì ovviamente si era ancora sotto il regno. Pensiamo ad esempio al caso Calvi piuttosto che al caso Pinelli, o anche più recentemente quello di David Rossi. Per quanto riguarda la spiegazione, diciamo così, di qualche rima, quando si dice non si sa se è vero o è soltanto una velina che a Parigi c'è un anarchico che ama una regina, si fa riferimento a Maria Sofia di Baviera, sorella della ben più famosa principessa Sissi, che intrattenne delle relazioni, secondo alcuni anche sentimentali, con anarchici dell'epoca, tra cui Passanante e soprattutto Enrico Malatesta, e che appunto, secondo alcuni, avrebbe di conseguenza aiutato Gaetano Bresci nel commettere questo delitto, ovviamente non tanto per ideali anarchici, nonostante sia stata ribattezzata per queste ragioni regina degli anarchici, quanto più banalmente e più egoisticamente anche in funzione anti-Sabauda. DJ come Paul Gascoigne e fai il tuo risposto di politica, ha detto tutto Platone, non ho un titolo di studio con cui mi pulisco il culo.